un nostro sommergibile lascia la sua base atlantica per l'adempimento di missione di guerra. In navigazione. Nella sala delle macchine durante la navigazione verso i tropici. Tutti i marinai del mondo celebrano il passaggio dell'equatore con una tradizionale cerimonia. I novellini che lo passano per la prima volta ricevono un comico battesimo. Le vedette non abbandonano mai l'orizzonte. Navi nemica in vista. Ordine d'immersione. Barbarigo, la fondatore della Maryland. Mentre presentiamo al pubblico queste scene, ci giunge la notizia che il Barbarigo ha affondato un'altra corazzata americana tipo Mississippi. Ecco il comandante Grossi mentre segue i movimenti delle navi nemiche al periscopio. I siluri partono. Navigazione riprende. Altro piroscafo nemico in vista. Si ordina all'equipaggio di abbandonare la nave. L'unità nemica viene affondata a colpi di cannone. Il comandante Grossi segue il cannoneggiamento. L'equipaggio si è salvato su di un battello. Il piroscafo cola a picco. Il Barbarigo riprende la sua missione nella dura battaglia dell'Atlantico. Lo accompagna l'ammirazione e l'augurio di tutti gli italiani.